oggi c'è un progetto di grande sostanza che dura un mese e che tocca veramente tutta la città, un progetto che parte dalle persone perché noi mettiamo insieme il saper fare della città eh, siamo partiti se lo ricordiamo dal presepe di San Marco che trainava tante persone oggi abbiamo tante realtà, tante associazioni che collab collaborano quindi devo ringraziare anche Proloco Fortune che ci ha gestito egregiamente tutto il periodo natalizio tre sono i grandi attrattori che comunichiamo in tutta Italia ma anche altrove e lo sono il presepe di San Marco perché ovviamente è unico e quest'anno lo sono stati come novità il San Francesco questo magico progetto di light design che veramente ha stupito tutti e ovviamente il ritorno della palla del Perugino. Abbiamo fatto da Natale all'Epifania 8.221 persone segnate, reali, certamente abbiamo superato le 10.000 in maniera abbondante e anche mille persone nel periodo che è andato, quando sono iniziati con ecco, le varie manifestazioni nel Natale più, da Monbaroccio eccetera, noi abbiamo avuto mille presenze. Mi dicono che le presenze dei gruppi in città che vogliono visitare il presepe di San Marco e poi vogliono di, di conseguenza visitare la città romana sono in crescita di un 30% sono stati segnalati 40 pullman nella città mentre eh, negli anni precedenti in un qualche modo i pullman, quindi le agenzie di viaggio non mandavano i pullman nella città di Fano oggi questa cosa funziona ehm, il San Francesco ha dei dati ad esempio eccezionali 20 giorni di apertura con 5 proiezioni per giorno quindi un totale di 100 100 proiezioni hanno portato circa 10.000 persone a vedere quel tipo di spettacolo che è stato veramente molto ricercato. L'abbiamo chiuso appunto il giorno della befana, ma l'idea è nel periodo estivo di riportarlo nella città perché è veramente unico. È un luogo fortemente suggestivo con una tecnologia che racconta la sua storia e quindi questo ne fa veramente uno spettacolo eccezionale. Ecco, quindi sono numeri importanti. Eh, insomma, Alberghi Consorziati eh, ci dà un. Dato sugli hotel e ci dice che, eh, ad esempio, tutto il weekend dell'8 di dicembre è stato un weekend addirittura in overbooking per tutte le strutture eh, della città di Fano, così come anche dal 27 al 29, anche perché abbiamo avuto qua un, un torneo internazionale di volley molto importante con persone arrivate da tutta Italia, è stata l'occasione anche per visitare la nostra città. E così anche come nel periodo dell'ultimo dell'anno, eh, gli hotel sono stati pieni quindi un. Un progetto in crescita che riesce a raccontare la nostra bella città, le nostre bellezze, grazie anche alle aperture che abbiamo strutturato anche nel periodo invernale, quindi a destagionalizzare, che poi è la cosa che volevamo nei nostri progetti.